battendo nell'ultimo atto Mihaela Buzărnescu. A Madrid il successo in finale a termine di una splendida finale su Kiki Bertens, e poi l'ultimo titolo conquistato a Birmingham ai danni di Magdalena Rybarikova. Dunque ha vinto su tutte e tre le superfici. L'ultima a trionfare in una stagione su tutte e tre le superfici era stata Serena Williams nel 2015, quando vinse l'Australian Open, Miami, Cincinnati, Roland Garros e Wimbledon. Sicuramente quello che è mancato alla Kvitova in questa sua splendida stagione, ricordiamo, ha vinto 42 match su 52, numero 3 della race, dunque si è ovviamente molto rilanciata. In difficoltà però Marco, 5-3 il... Alem Seppi, che ieri ha sconfitto Joao Sousa in due parziali, affronta la sua avversaria. Splendido il cambio in lungolinea con il dritto. Contro un'avversaria molto aggressiva. Altra palla break dopo quella non sfruttata nel primo turno di battuta della sua avversaria a favore della Kvitova. Alep con 46 successi e 8 sconfitte. Pubblico piuttosto indisciplinato della sfida tra Cecchinato e Struff. Ricordo il tennista palermitano sotto di un set. Deve far sì che sprechi due giorni fa in Ohio. Sentenza fino a questo. Kvitova una media di 5 doppi falli, 5 a me. Aska contro un'avversaria che sta servendo la grandissima, che in stagione ha delle percentuali. Sposta lo stesso numero di punti che aveva collezionato in tutto il primo set. 3. Vitova nel 2016, battendo proprio la tennista ceca, impedendole di raggiungere la sua quinta finale consecutiva. Nel 2016 si impose in finale su Elina, che far fatica a rimanere in piedi a un certo punto. 15-0 la prima, 56 con la seconda per Radvanska. Perfetta, lo ha vinto proprio con la Kvitova a Doha dopo l'ottima risposta.